sì, si rinnova delicato questo momento in una, ed è una giornata, è un anno particolare, ancora più particolare rispetto al passato, soprattutto per quelli che sono i conflitti che vedono impegnati i popoli a subire quelli che sono gli effetti nefasti della guerra. Però consentitemi in questa giornata di trasmettere un messaggio di saluto e di ringraziamento al Sua Eccellenza il Prefetto Mariani, che da qui a qualche giorno insomma ci lascerà per andare a ricoprire un altro prestigioso incarico. Lo ringraziamo per 4 anni di dedizione assoluta al servizio del territorio, di collaborazione straordinaria tra gli enti, di sinergia istituzionale vera e praticata, e di questo tutta la comunità reggina e le istituzioni lo ringraziano, e mi faceva piacere trasmetterlo anche da qui. Ci sarà un prefetto, primo prefetto donna in Reggio, una prefettura impegnativa, con quale auspicio lei la incontrerà? La accoglieremo con grande entusiasmo. Abbiamo visto che la prefetto Vaccaro ha già ricoperto diversi incarichi anche impegnativi, quindi sappiamo che arriverà in città nella piena consapevolezza che c'è da lavorare, nella piena consapevolezza di tutte quelle che sono le criticità del nostro territorio, le fragilità del nostro territorio, e insomma offriremo anche a lei la massima collaborazione istituzionale. Il saluto che fa al prefetto Mariani. Sì, un saluto che va in qualche modo anche oltre l'aspetto strettamente istituzionale, perché 4 anni sono tanti, abbiamo condiviso momenti molto delicati non soltanto COVID, per la nostra città, ma anche per il Covid, e credo che lì l'apporto, la sinergia istituzionale abbia contribuito, insieme alla straordinaria prova di maturità che ha dato il popolo reggino, a limitare al massimo quelli che sono stati i danni e gli effetti del Covid sul nostro territorio. Ma questo è solo uno degli esempi di grande approccio pragmatico e sinergico che Sua Eccellenza il Prefetto ha avuto su tutte le problematiche che hanno investito l'area metropolitana di Reggio Calabria in questi 4 anni. Quindi un ringraziamento sentito, concreto e affettuoso da parte nostra.